Innanzitutto vi ringrazio veramente, grazie a Antonella che è stata l'artefice principale di questo incontro, grazie a voi che siete venuti così numerosi, e gli oratori che hanno detto cose importanti, in qualche caso persino più generose. Io, diciamo, è giusto partire da una sottolineatura personale. Diciamo, io ho scritto questo libro dopo il fallimento della mia idea del Partito Democratico, nel senso che poi è, diciamo, è abbastanza dimostrabile, avvenuta nel momento in cui la persona, peraltro in contrasto con le mie opinioni, la persona con la quale mi ero imbarcato, ho fatto il coordinatore del Partito Democratico insieme a Veltroni, il coordinatore nazionale insieme a Veltroni, è la persona con cui mi ero imbarcato in questa esperienza, ha dato le dimissioni in maniera traumatica. Che ci fosse una crisi, un passaggio difficile, un passaggio, diciamo, complesso e persino per certi aspetti drammatico, la dimostrazione di quelle dimissioni e della fine di un certo tipo di Partito Democratico. Quindi dopo quel fallimento, che io ho sentito molto fortemente, perché l'idea iniziale di un partito che si fondasse sugli iscritti, che, sulle persone, che mischiasse diverse culture, diverse tradizioni, ma li mischiasse veramente, quella che Borgna definiva l'amalgama, diciamo così. Io l'ho vista, l'ho vestita, l'ho vissuta personalmente, sulla mia pelle, non andava avanti perché a un certo punto ci sono state delle elezioni nel 2008 che sono state interpretate in maniera diversa, chi le ha interpretate come una sconfitta, diciamo, definitiva, invece si potevano interpretare diversamente, come un passaggio nel quale certamente c'era stata una sconfitta sul governo, ma c'era stato un risultato assai positivo, noi oggi ci sogniamo, come risultato del Partito Democratico, quindi poteva essere l'inizio, diciamo, effettivamente di una nuova storia di questo partito, invece le cose sono andate diversamente, questa amalgama è stata molto difficile, il partito è stato segnato di nuovo da divisioni, da correnti, insomma, le cose che sappiamo, probabilmente la Liguria vive una situazione particolare, ma da Roma in giù, nel Mezzogiorno d'Italia, il Partito Democratico sta in una condizione di enorme difficoltà. Quindi io, diciamo, questa riflessione l'ho fatta dopo una pausa che, diciamo, aveva segnato per me, dopo, diciamo, un fatto che aveva segnato per me effettivamente un passaggio molto molto complicato, anche persino sul piano personale, e non mi sono sentito dopo, diciamo, quella che io ritenevo una sconfitta, non mi sono sentito di rimettermi in gioco immediatamente la ricollocazione di nuovo, allora è normale Veltroni, non mi metto da un'altra parte, ma il leo con quello, nel gioco infinito che dopo quella vicenda c'è stata nel Partito Democratico, con Franceschini, con le primarie, con i Pizzani, non me la sono sentita. Io penso che un dirigente politico, seppur avevo detto a Veltroni tante cose che poi mi sono verificate, lo avevo consigliato di non dimettersi, avevo consigliato di fare il congresso, sono tante cose che adesso non hanno, diciamo, importanza nella discussione, tuttavia io non me la sono sentita. Per me certi dirigenti che quando, dopo aver vissuto una certa fase, immediatamente sono pronti per gestirne una nuova, non mi pare sempre. Un dirigente quando si è consumato in una esperienza, l'ha vissuta intensamente, ne è stato un protagonista, insomma, ed è va in un certo modo, si conclude persino in modo traumatico, e deve per un certo periodo esercitare il silenzio e, diciamo, il tentativo di comprendere, di capire, certo, mai mettendosi da una parte, non partecipando alla vita del partito, alle battaglie civili, cose che naturalmente io ho fatto, le campagne elettorali, cioè per un certo riserbo.
che possa, diciamo, aiutare poi la comunità a cui appartiene, attraverso la sua riflessione, a capire se ci sono stati errori, a dare un punto di vista e a cercare di offrirlo per continuare il cammino. Penso che questa sia la posizione più seria. Tant'è che questa è una riflessione che non entra minimamente, diciamo, nel gioco, come vedrete chi avrà la pazienza, la volontà di leggere il libro, che non entra minimamente nel gioco, aveva ragione Veltroni, è colpa Bersani, quello, come ha fatto quello, ma fa una riflessione, che è una riflessione certamente, Claudio, sul passato, sui vent'anni, ma è una riflessione sui vent'anni per dare qualche indicazione a quei giovani che oggi si possono, diciamo, avvicinare alla politica, insomma, questo, cioè il capire ciò che uno ha vissuto e cercare di fare, diciamo, un'analisi onesta, poi non so giusta, ma onesta, leale, e offrire questa analisi. I giovani hanno fame di queste cose, cioè hanno fame di storia, di valori, di ideali, di cose da per poi assumerle e andare avanti. Sono stanchi di quello che definiva Maria Latella il chiacchiericcio della politica, cioè quello che qualcuno dice, perché è un po' così, anche qualunquista, è il teatrino della politica, ma insomma si coglie con questa espressione il senso di una stanchezza nei confronti di un linguaggio ripetitivo e non autentico, quindi anche cercare di capire quello che ci sta alle nostre spalle aiuta naturalmente l'illuminazione del futuro. E il libro cerca di capire che cosa? Il perché, questa è la domanda, il perché dall'89 in poi e dal 92 in poi, cioè dalla crollo del muro e dall'altro tornante fondamentale, sa, Tangentopoli e il crollo della Prima Repubblica, in questo paese che è stato così segnato dalle forze democratiche, non solo quelle della sinistra, ma anche dalla Democrazia Cristiana, dalle forze cattoliche, eccetera, eccetera, un paese così fortemente democratico in questo senso più avanzato rispetto agli altri paesi europei, da quel momento irrompe nella scena il populismo di destra di Berlusconi, ed è vero che ci sono state alternanze di governo, ma intanto Berlusconi ha governato molti più anni ed è stato lui e non noi a segnare un'epoca. Questo è il punto, a segnare un'epoca e una cultura del paese. Questo è il punto, a segnare un'epoca e una cultura del paese. Perché noi potremmo uscire oggi dal governo Berlusconi, ma uscire l'Italia dal berlusconismo sarà un'operazione più difficile e più profonda, che riguarda qualche cosa che è alla radice della società italiana. Questa è la questione, diciamo, sulla quale il libro cerca di dare e di offrire una riflessione. L'ambizione del libro qual è? Non è quella di fare una corrente, non è quella di fare un rientro in politica dopo un anno e mezzo circa di pausa, non è quella di, diciamo, immediatamente di trasformare, diciamo, di capitalizzare in politica, diciamo, un dibattito, un confronto di idee, è quello di offrire alla mia comunità, da quale io appartengo da quando avevo 14 anni, perché è sempre quella, poi nelle sue varie mutazioni è sempre quella e rimarrà sempre quella, perché se io dovessi anche qui riflettere su un fallimento così complessivo della mia vita politica, non andrei da qualche altra parte, mi ritenerei appunto in un dignitoso silenzio. Quindi la mia è quella di offrire, diciamo, questo materiale di idee per un confronto che spero possa essere un confronto a più voci consonanti, voci un po' diverse, che però sono ispirate e vanno nella stessa direzione. Quale direzione? E non la faccio proprio. La direzione che io penso si debba prendere è questa, e parte da questa riflessione, diciamo, su quelli che io definisco gli errori, le perdite, diciamo, del nostro campo, le perdite.
Io dico che noi abbiamo perso il nostro cielo, la nostra terra, e siamo rimasti esposti un po' a mezz'aria, e quindi esposti a mezz'aria siamo stati colpiti dalle, siamo stati in qualche modo egemonizzati dalle nostre mezz'aria. Perché abbiamo perso il nostro cielo? O comunque è più difficile anche per quei giovani a cui si riferiva Claudio, diciamo, presentarci come credibili punti di riferimento, credibili, poi ritornerò un attimo anche sulle lezioni di Inter, credibili punti di riferimento. E perché noi, in qualche modo, dall'89 in poi, e utilizzando il passaggio del 92, cioè del crollo del vecchio sistema politico, che permetteva effettivamente, ha permesso alla sinistra con grandi risultati, perché ha ragione Claudio su questo, il primo governo Prodi è stato una grande discontinuità nella storia italiana. Il 92 ha permesso però di elaborare per noi, diciamo, a breve termine il tema del governo, dello sblocco del sistema politico. Quindi l'89 e il 92 hanno permesso, diciamo, un passaggio nel quale la sinistra ha avuto la possibilità, quindi in questo senso è vero che si è dischiusa una opportunità per noi di finalmente rompere quella esclusione che durava da tantissimi anni. E noi l'abbiamo fatto cercando di mettere insieme nella scomposizione del sistema politico italiano anche quella parte del cattolicesimo democratico, delle forze che quel grande partito italiano, che era la Democrazia Cristiana, che aveva tenuto insieme mirabilmente cose diverse, peraltro democratizzando la polpa elettorale del fascismo italiano e portandolo sul terreno democratico, tant'è che quando è scomparsa la DC, una parte della CC, quella polpa, poi è ritornata a destra, quindi la funzione storica della Democrazia Cristiana l'ha in questo senso fortemente rivoltata come grande argine, diciamo, a una tendenza, diciamo, del paese, di una parte del paese, di un ventre del paese a spostarsi a destra. Noi, diciamo, in quella fase, elaborando la questione di poter positivamente concorrere finalmente al governo del paese, però abbiamo perso qualche cosa. E che cosa abbiamo perso? Io dico, se quello che poi ha ricordato benissimo Borges e che aveva già allora in maniera precoce, diciamo, in qualche modo, della riflessione sull'89, lo sto poi a votare, no, aveva sottolineato, che cosa abbiamo perso? Noi abbiamo perso quello che un grande linguista americano, che poi è stato dietro la Coffee, che è stato dietro la vittoria di Obama, dice essere fondamentale per la mente politica, cioè per il linguaggio politico. La Coff dice, ma perché i democratici, diciamo, dei bei programmi molto più raffinati, che parlano a tutti, che danno le soluzioni per tutti, cioè, poi alla fine perdono, o hanno perso tante volte rispetto ai conservatori, che sono sicuramente più rozzi nei loro programmi? Perché i conservatori hanno usato delle metafore, delle parole, che sono arrivate nel profondo dell'animo delle persone, quello che in parte ha fatto Berlusconi. E che cosa sono queste parole? Sono quelle parole che in qualche modo preparano il discorso politico, cioè un discorso politico che è razionale, che è un discorso politico, diciamo, in molti casi dove si vuole convincere con il buon senso che un programma, una cosa concreta è meglio di un'altra, però è aforo se non si regge su che cosa? Sul fatto che esso è inserito dentro ad una, diciamo, ad un discorso più ampio, ad un racconto più ampio, che usa quelle parole che stanno dentro l'animo delle persone e che sono state vissute da quelle stesse persone attraverso le esperienze personali delle persone come giuste, come morali, come feconde, come positive, e che, se richiamate, rendono poi il discorso politico convincente. Cioè questa capacità di arrivare alle metafore che muovono dei meccanismi mentali, dei discorsi interiori, dei paradigmi interiori che le persone hanno dentro e che vanno in qualche modo fatti riemergere attraverso le parole che contano.
E quella riemersione è sentita allora come un'esperienza autentica da chi la vive, come un'esperienza propria, mentre i programmi così, in qualche modo presentati in maniera neutra, anche se giusti, anche se perfetti, anche se completi, vengono passivamente recepiti e non mettono in moto quella passione, quel convincimento, quella partecipazione. Io penso che le forze democratiche e della sinistra abbiano perso dall'89 in poi le proprie parole, quelle parole profonde, e quali soprattutto? Quel paradigma interiore che ha fatto della sinistra e delle forze democratiche quella grande forza materiale, concreta, che in tutto il Novecento è stata la sinistra e sono state le forze progressiste democratiche. E cioè quell'esperienza di speranza, di ribaltamento tra una situazione di sottomissione, di dipendenza, di marginalità, di inessenzialità, ad una possibilità di invece emersione, di ribaltamento di rapporti di forza, di speranza, di realizzazione di se stessi, della certezza di una, che c'è la possibilità di vivere pienamente la propria umanità, di realizzarla in rapporto agli altri. Questa cosa, io dico in maniera naturalmente così, anche qui un po' metaforica, è stata segnalata dalle due grandi rivoluzioni moderne, la rivoluzione francese e la rivoluzione russa. Lasciamo perdere cosa è successo dopo, che cosa è stato il comunismo, i suoi crimini, eccetera. Però una cosa è la storia che successivamente si è sviluppata, l'altra cosa è la rinuncia a quella scintilla, a quella metafora, a quella idea che invece è stata molto presente nei partiti di massa nel dopoguerra e che li ha fatto grandi, che si andava verso una prospettiva di miglioramento, quella democrazia progressiva che è raccontata dalla Costituzione italiana, quell'idea che non c'è soltanto la governabilità, le cose che si possono fare, il linguaggio della politica di oggi, noi votiamo la manovra perché non si può fare nient'altro, non si può fare nient'altro, il messaggio è questo. Ma quando non si può fare nient'altro, sparisce la politica. Perché la politica è la scelta tra due alternative. Se invece non si può mai fare nient'altro, perché l'alternativa è sempre una, sparisce la politica. E con la politica sparisce lo strumento fondamentale che serve per le forze democratiche, per le forze di sinistra, per le forze progressiste, quello strumento che si dà alla gente per ribaltare il suo rapporto di forza, per dare speranza di realizzare qualche cosa per sé e per la propria famiglia che sia diverso da quello che è stato il destino di ognuno nel passato. Questa cosa via via si appanna. Ed è questa cosa che in fondo poi ci chiedono i giovani. Perché i giovani, basta vedere i movimenti di oggi, insomma, nelle loro anche espressioni, che cosa sono se non un modo di segnalare una voglia di uscire da certe gabbie, di esprimersi attraverso una nuova creatività che magari sarà confusa, che magari non sarà perfettamente, diciamo, in linea con la politica, anzi spesso non lo è, ma che è l'espressione di questo carburante che vuole essere rimesso in moto. Io avevo perso il nostro cielo, ma io dico che avevo perso anche la nostra terra. Io qui sono un po' più pessimista sulle condizioni dei partiti di oggi, tant'è che Claudio parla di una sua esperienza di governo e dice: io nella mia esperienza di governo devo fare tutto da solo perché non c'ho più il partito. Ma è possibile pensare a una società italiana? È una società moderna nel quale chi governa alla fine deve sobbarcarsi anche il compito di sostituire i partiti che via via non esistono più. Ma perché non esistono più? O esistono sempre di meno? Perché noi abbiamo, diciamo,
tanto parlato e chiacchierato di rinnovamento della forma partito e di rinnovamento istituzionale. La verità è che dall'89 e il 92 ad oggi non abbiamo fatto né la riforma dei partiti né la riforma istituzionale. Mentre i partiti di massa, l'invenzione dei partiti di massa dal 1945 in poi fu genialmente l'invenzione di una sintesi, di un intreccio tra che cosa? Tra una funzione di parte, perché i partiti sono parte, e una funzione democratica nazionale, cioè i partiti trasformavano la società, il modo di vivere della società, i partiti cambiavano se stessi a partire dalle lotte che facevano. Sono state la grande invenzione dei partiti di massa, non facevano solo politica, si occupavano di cultura, di socializzazione, erano dei grandi vivi della società e si trasformavano trasformando la società. E quei partiti anche hanno trasformato le istituzioni e la Repubblica. Successivamente c'è stato, con la crisi della Prima Repubblica, Tangentopoli, tutto quello che è successo dopo, c'è stato il vuoto. I partiti non hanno né cambiato se stessi né hanno saputo nel loro insieme cambiare le istituzioni, e quindi si è perso il rapporto con la gente, e il rapporto con la gente è stato delegato al governo locale, comunale, provinciale, nazionale. Ma è quel riformismo dall'alto che lo stesso D'Alema, riflettendo sugli anni del suo governo, poi ha individuato come un grande errore, anche in modo autocritico. La società moderna non si riforma solo dal governo, la società moderna ha bisogno di strumenti che dal basso costruiscano politica. E quindi questo. E infine, in questa situazione difficile, siamo stati esposti alle egemonie degli altri, perché è vero che il partito personale è il partito di Berlusconi, ma non è che da parte nostra non c'è il partito di uno, ma ci sono mille partiti personali. L'Ulivo e il centro-sinistra è stato fortemente indebolito dal sorgere di mille partiti personali, dove ognuno è leader di qualche cosa, diviso in correnti, diviso a canne d'organo, dove manca quella disciplina che non è un richiamo, ha ragione Claudio, non è un richiamo all'ordine, ma è quel senso di appartenenza a un progetto per cui tutti fanno qualche cosa per tutti, che è l'elemento fondamentale di uno schieramento politico, di un partito, che rende credibile il parlare alla gente. Noi abbiamo avuto mille partiti personali e siamo dentro ancora i mille partiti personali, che poi sono più che altro la volontà di perpetrare se stessi, che non un'esigenza reale politica della gente che ci vuole. E allora io indico qualche soluzione, naturalmente con molta modestia, cioè cercando di dissodare il terreno, però mi pare che le cose, insomma, fondamentali siano queste. Poi riprendere le nostre parole, l'orgoglio delle nostre parole. Peraltro, quello che è successo in questi anni, se ci pensiamo bene, quello che ci sta alle spalle, le crisi finanziarie, questa situazione drammatica dal punto di vista sociale, le condizioni delle famiglie, ha un po' anche smontato le parole degli altri, per cui noi siamo stati troppo succubi. Questa ideologia sfrenata sul mercato, questo individualismo per cui tutto si riduce alla persona, questa frase apodittica della pace, non esiste la società, esistono solo le persone. Sono tutte cose che sono state smontate. Noi non esistiamo, ognuno non esiste se non esistono gli altri, se non c'è un rapporto con gli altri, se non si trovano i modi per convivere, se non c'è un'empatia nel quale tu capisci non solo i problemi tuoi ma anche quelli di chi sta vicino. E sono anche momenti di grande gratificazione, perché non è vero che le persone vivono soltanto nel soddisfacimento delle cose che possono ottenere per se stesse, non è vero, perché oltre un certo livello di benessere, di consumo, la persona poi, ma che cosa cerchi nella vita? E allora viene l'esigenza di quella parte umana che ognuno ha dentro di sé, un po' di rimanere nel ricordo degli altri, di fare una cosa che oltre se stessi conti, ma è proprio intimo, ecco le parole
le metafore, le parole che contano, è nella natura umana, è capire, questo deve fare la sinistra per essere autentica, è capire la parte buona che costruì, che c'è in ogni persona umana e che può costruire un punto di vista democratico, progressista e illuminare un'azione. Poi vengono i programmi, ma illuminare una visione, un punto di vista. E oggi le cose che accadono in Europa, nel mondo, nel nostro paese in maniera più drammatica, non ci dicono che c'è bisogno di ritornare a questa profondità, cioè all'autenticità dei rapporti, ad una politica più sobria, al fatto che non ci si può occupare solo di se stessi, al fatto che noi non viviamo solo, come direbbe Aristotele, dalla cintola in giù, ma c'è anche la parte che va dalla cintola in su, e che quindi ognuno di noi può coltivare, diciamo, quelle passioni verso gli altri, quella gratificazione a dare, quell'empatia che poi anche le neuroscienze hanno scoperto essere naturali nell'uomo. Noi abbiamo dei neuroni specchi che ci fanno capire che cosa prova il tuo vicino e ci immedesimiamo nel vicino, ed è una gratificazione enorme poter sollevare anche l'altro a una condizione migliore se sei tu che agisci e rendi possibile questo. La sinistra è questo, contro un punto di vista che è fatto invece di gerarchie, di interessi, di mercato, di quantità, cioè c'è da riscoprire un umanesimo integrale, che è questo che unisce nel campo democratico i credenti e i non credenti, i cattolici e quelli che non credono. E lì non sulla virgola della legge, sulla fine della vita, ma sul fatto che oggi la società italiana, il mondo occidentale ha bisogno di recuperare un punto di vista umano per non essere sopraffatta invece da un egoismo proprietario che ci porterà alla catastrofe, perché se tutti fanno come gli pare, il mondo non reggerà, e non potremo dire neanche ai cinesi e agli indiani: voi non lo fate, perché no, perché quelli lo faranno inevitabilmente. Quindi la grande carta che ha l'Europa per parlare anche a queste forze emergenti non è quella di chiudere le frontiere agli immigrati o pensare di competere solo sul terreno della produzione, perché ormai è evidente, ha ragione Claudio su questo. Noi ci possiamo pure, dobbiamo anche comprendere che tutto questo dibattersi dell'Europa, per cui dobbiamo, e può darsi pure che l'Europa sia entrata in una fase storica di declino, chi l'ha detto? L'India nel 1400, i grandi commercianti indiani nel 1400 sviluppavano un prodotto, una ricchezza che era uguale a quella di tutto il regno della Francia. Uno, il più grande commerciante indiano del 400, aveva tutta la ricchezza della Francia. Quindi anche questa predominanza dell'Europa è un fatto, diciamo, che nasce da poco, chi l'ha detto? Quindi noi ci dobbiamo preparare ad una diversa battaglia anche di egemonia, dove la cosa che noi possiamo dare è questa, e la parte migliore dell'Occidente è questa. Le nostre parole, e poi il campo, quello che io dico, un grande campo, cioè la riforma dei partiti. Che cosa ci dicono le ultime elezioni? Milano, Torino con Fassino, Milano con Pisapia, Cagliari con il giovane, non mi ricordo, Zappi, e poi Napoli. Ci dicono che il popolo democratico, i cattolici, quello più moderato, quello più radicale, i cattolici, i credenti come i non credenti, al di là degli steccati, al di là dei partiti, al di là delle appartenenze, al di là di tutto, sono riusciti a mescolarsi e a scegliere in ogni situazione la cosa che loro ritenevano in quel momento, in quella città, la migliore per incominciare a costruire una fase di buona politica. A Torino, Fassino rappresentava, che ha accettato le primarie, un grande lavoratore, conosce Torino, veniva da un'esperienza positivissima di governo del Partito Democratico, che a Parigi tutti si sono tranquillamente riconosciuti in Fassino. A Milano è apparso più credibile come alternativa alla Milano berlusconiana della Moratti un uomo che aveva il profilo di Pisapia, anche se veniva da un partito piccolo.
a Napoli, dove ha fallito la destra, ma anche la sinistra, hanno votato quelli che non votavano, volevano una svolta, l'uomo più eccentrico. A Cagliari noi abbiamo presentato un bravissimo compagno, francamente, diciamo, veramente la vecchia classe politica, e hanno votato. Non di Cagliari. Non di Cagliari, vabbè, ma comunque anche, diciamo, un uomo che aveva fatto il presidente della regione, insomma, tutta la... hanno votato un giovane bravissimo che ha vinto. Ma allora questo campo, ma perché deve essere così diviso? Voglio capire. Qual è? Il PD è nato per costruire un altro partito? L'idea originaria del PD è costruire un altro partito? O unire i democratici? Questo io lo voglio, lo pongo in maniera netta, anche brutale, è unire tutti i democratici, perché sennò veramente siamo legati alle vecchie storie e non inizia mai la nuova. Non inizia mai la nuova, perché voglio dire che noi vogliamo fare iniziare la nuova storia, se poi la maggioranza dei gruppi dirigenti di questo PD è per l'80% la vecchia classe dirigente del Partito Comunista e per il 20% la vecchia classe dirigente della Democrazia Cristiana. Ce n'è uno che dall'Ulivo è uscito effettivamente come espressione di una nuova storia. E quando la facciamo iniziare questa cosa? E Campanello d'Allarme l'ha dato gli elettori, perché ci hanno detto con chiarezza sia nel referendum ma anche nelle elezioni amministrative che loro ragionano con schemi diversi, e quindi la riforma del partito significa costruire un unico campo unito, non dai programmi, perché i programmi ognuno se la tira come gli pare. Tremonti era ultraliberista, è diventato adesso statalista, era quello della finanza creativa, adesso va le mazzate. Di Pietro fino a prima delle elezioni era quello che si rivedeva a Berlusconi, era come il toro che gli mettevano le cose. Adesso dice no, per carità, ma perché i programmi, ma che sono? I programmi devono avvenire dopo che tu hai stabilito certi rapporti di forza e hai postazioni di governo. I programmi naturalmente servono e sono fondamentali per il governo. Ma quando c'è una battaglia politica di egemonia nella società, contano le grandi discriminanti, come è contato a Milano, a Napoli, a Torino, le grandi, e le grandi discriminanti sono le grandi parole. Certo, se tu metti in fila empatia, autenticità, libertà, comunità, giustizia, persona. Io capisco che quello è il campo democratico, perché dall'altra parte c'è gerarchia, individualismo, quantità e non qualità, mercato, egoismo. Io capisco da che parte sto. E allora, dividiamoci sulle cose fondamentali, essendo più alternativi ai nostri avversari e più generosi con chi ti sta vicino. E dentro a questo campo diamo più voce non alle correnti, ai gruppi di potere, alle lobby, ai partiti personali, ma alle persone nell'esercizio della loro responsabilità individuale. Io sogno un partito nel quale finalmente si esce dal dilemma così povero che la politica attuale oggi ci indica, che è quello tra partiti sostanzialmente oligarchici e lontani dalla gente, e movimenti che vanno e vengono, che contano una settimana e poi evidentemente in quanto movimenti si innervano. Può la politica in maniera moderna, attraverso procedure, quindi un campo che è partito, perché quell'oltre partiti significa oltre questi partiti, che è partito, ma partito nuovo, da forma nuova, può finalmente rendere permanente questa partecipazione dal basso? E come se non attraverso forme di democrazia integrale, cioè democrazia che non è la mediazione tra gruppi e correnti, ma è l'espressione non solo per la scelta dei leader, ma su grandi temi, è l'espressione della volontà deliberante degli associati a questo campo. Questa è la sfida di un nuovo partito, cioè dare voce alle persone dentro la politica, non partiti sordi e voce delle persone in movimenti che si rimettono,
ma voce delle persone nella politica, in una politica fatta appunto di responsabilità individuale, di ruolo e di partecipazione sulle grandi scelte. Dice: ma questo è un metodo tremendamente lento. Non è vero, perché un gruppo dirigente può preparare sui dilemmi del nucleare, del fisco, della patrimoniale o della politica estera delle alternative chiare, motivate, chiamare i suoi iscritti nelle sezioni, far discutere e votare in tempi brevissimi, certamente più brevi di tutto il tempo che abbiamo perso a non decidere sul nucleare, e certamente più brevi a tutto il tempo che abbiamo perso a non decidere sul testamento biologico. Ma potrei fare mille altri esempi. Sono le mediazioni di vertice che bloccano la politica e la decisione. E il nostro popolo è molto più saggio di quanto noi pensiamo, perché la gente, quando è chiamata alla responsabilità, di solito è equilibrata, saggia e indica la strada giusta. Questo non significa deresponsabilizzare un dirigente. Un gruppo di gente può pure dire: io ho fatto la consultazione, ma mi avete letto e io decido diversamente. Ma allora si apre una dialettica trasparente, deve motivare, deve produrre politica, assumersi responsabilità, cosa che non accade più, perché tutti hanno ragione e tutti hanno torto, tutti parlano, ma non c'è vera democrazia. Io penso che, quindi, se noi aprissimo una stagione politica nel quale questo campo ritrova il suo orgoglio, le sue parole, le sue discriminanti di fondo, e costruisce con le persone e attraverso l'esempio, la sobrietà dell'esempio, una politica diversa, perché l'esempio conta e ha voglia. Perché, ripeto, Claudio Sala stima che nei suoi confronti, insomma, io so che cos'è la Liguria, la solidità della coesione sociale, la serietà di questo popolo, la sua laboriosità, nonostante ci siano anche tanti problemi qui, però insomma è una punta civile avanzata di questo paese. Ma nel mezzogiorno in giù, e l'hanno dimostrato le primarie a Napoli, è difficile distinguere la classe dirigente del centro-sinistra dalla classe dirigente del centro-destra. L'esempio va dato. Fare questa innovazione oggi è più possibile, perché siamo più sereni, perché abbiamo avuto una grande vittoria elettorale, perché questa vittoria elettorale, certo c'è l'autocombustione di Berlusconi, ma deriva anche dalla serietà con la quale il centro-sinistra ha lavorato in questi mesi. Dalla serietà, io parlo del mio partito, con la quale Bersani, diciamo, non ha infastidito e non si è sovrapposto, diciamo, al crescere di questo malcontento nei confronti di Berlusconi, lo ha rispettato e lo ha trattato con delicatezza e ha portato continuamente i temi sul terreno delle condizioni delle famiglie, dei materiali del paese. Questo ha reso anche possibile intercettare e incontrarsi con questo malumore del paese verso Berlusconi, che era combinato di indicarlo in Francia, troppo è esistito, diciamo, italiani, prima di cominciare, diciamo, a staccarsi. Però questo è stato un passaggio positivo, è una vittoria che non deve portare a trionfalismo identitario. Ho vinto io, ho vinto a me. Per esempio, Vendola ha fatto autocritica su come a Milano ha gestito la vittoria di Pisapia, ma anche noi dobbiamo stare attenti. Abbiamo qua 38 sindaci, non so quanti abbiamo vinto, no, diciamo, siamo chi? Siamo tutti estremamente fragili, tutti estremamente fragili. C'è la fragilità del paese, c'è la fragilità dell'Europa, c'è la fragilità del nostro rapporto profondo col popolo italiano. E quindi tutti, è proprio nei momenti di serenità in cui non si discute il toto segretario, non ci sono schemi poveri di rinnovamento generazionale, nuovi rottamatori. Io non ho mai rottamato nessuno. Mai rottamato nessuno. I maestri della mia vita da me sono sempre stati rispettati, e quando sono stato in dissenso con loro me ne sono distaccato con rispetto e con dolcezza, cercando di capire sempre ciò che di importante hanno fatto per il paese e per me personalmente. Non c'è da rottamare nessuno, perché altrimenti noi sostituiamo vecchie oligarchie con nuove oligarchie, magari più giovani, ma sempre oligarchie. Non
noi abbiamo bisogno tutti insieme di costruire una nuova fase della politica italiana, dove ci siano le discriminanti di fondo ben chiare, dove noi ritroviamo l'orgoglio delle nostre parole, che sono quelle che parlano ai giovani, non i programmi, ma le parole che loro sentono, perché stanno dentro gli esseri umani costantemente presenti, vanno solo come le sorgenti, trovate e dissodate. Ritrovare l'orgoglio delle nostre parole e rendere appunto protagoniste nuove generazioni attraverso forme di partito effettivamente libere, ampie, democratiche, partecipative, ma non per fare propaganda o insuffietta a chi dirige, ma partecipative attraverso una partecipazione che decide. Questa è la speranza, diciamo, di questo libro. Naturalmente non sarà ascoltato, rimarrà un contributo. Qualche cosa di questo libro sarà preso in politica, sarebbe già un grande successo. Da esso può nascere addirittura qualcosa di più, un'iniziativa politica, ne sarei felicissimo. Però io non metto le ambizioni prima delle idee. Dopo questa mia pausa ho voluto dare questo contributo, cioè delle idee, e poi ambizioni, se ci saranno, ma non per me, ma per l'insieme della mia comunità, verranno dopo, verranno nel momento in cui queste idee, che spero voi possiate leggere nel libro, saranno state valutate, ci si sarà confrontati, saranno state accolte, condivise in tanti, attraverso un processo leale, lineare, di una politica che deve rimanere, diciamo, nell'ambito della correttezza e anche di quella passione. Io capisco che in politica ci siano le ambizioni, perché le ambizioni sono fondamentali, perché anch'esse sono un carburante per, diciamo, muoversi, altrimenti è difficile che la gente si possa, però ci sono ambizioni e ambizioni. In una sezione del PD di Roma è venuta una ragazza, devo dire, che si è avvicinata, hanno raccontato gli amici e i compagni di questa sezione, diceva, dice, no, ma io compagni voglio iscrivere, ah bene, sì, voglio iscrivere perché io ho deciso di lasciare l'università, che c'entra? E dice sì, perché io ho deciso di fare la carriera nel Partito Democratico, cioè lasciare l'università per fare la carriera nel Partito Democratico. Allora, l'ambizione va bene, ma la politica non deve essere una carriera. Poi se la carriera viene, se le responsabilità vengono, tutto riguadagnato, ma la politica è innanzitutto una gratificazione per se stessi di partecipare oltre la propria solitudine, che è una caratteristica purtroppo dell'età moderna, ad un'azione collettiva e ad un lavoro e a un cammino con altre persone che si aiutano e dalle quali si è aiutati. Questo è il grande antidoto, diciamo, all'individualismo, e questo riconoscere che oltre se stessi c'è un enorme mondo al quale guardare e che poi diventa la tua vera forza esistenziale, che ti porta avanti, ti dà significato e dà un significato a questo passaggio terreno così breve e così incomprensibile che purtroppo ognuno deve attraversare, purtroppo per fortuna, purtroppo perché è breve, per fortuna perché nonostante sia breve offre tante possibilità di godimento, di piacere, di vitalità, di gioia, che sono appunto cose misteriose, ma da prendere con gli altri, perché se si prendono da soli in realtà è soltanto prendere le mosche, cioè ti sfugge via e non ti dà significato, forza, capacità di comprendere perché ci sei e che cosa ti fai. Grazie.